Buon pomeriggio amici di YouTube, come state? Oggi vi riparlo di fiabe. In uno dei video precedenti vi ho raccontato le origini della fiaba di Cenerentola. Stavolta invece vi parlerò della sirenetta. C'è qualcuno fra voi che non conosce la sirenetta? Ne dubito, soprattutto per chi come me è cresciuto a pane e Disney. Io e mia sorella guardavamo continuamente la videocassetta. Vi avverto, la storia che sto per raccontare è diversa da quella che siete abituati a sentire. E neanche il lieto fine come lo immaginate. Sempre ammesso che vogliate considerarlo lieto. Iniziamo col dire che la sirenetta è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen. Fu pubblicata per la prima volta nel 1837 in Danimarca e faceva parte di una raccolta di fiabe per bambini. Proprio in Danimarca, infatti, nel porto di Copenaghen, vi è una scultura in bronzo dedicata proprio alla protagonista di questa fiaba, considerata oltretutto uno dei simboli della capitale. Nel corso degli anni sono state create molte interpretazioni di questa storia, nel balletto, al teatro e al cinema. Quella a noi più nota è sicuramente quella Disney, che l'ha modificata a modo suo, regalandoci il film del 1899 che tutti conosciamo. Ma cosa racconta la fiaba originale? Scopriamolo insieme. La sirenetta vive negli abissi, insieme al padre, re del mare rimasto vedovo, alla nonna e alle sue 5 sorelle maggiori, ognuna delle quali è nata un anno dopo dell'altra. Quando una sirena compie 15 anni, ottiene il permesso di nuotare in superficie per la prima volta. Le sorelle della sirenetta salgono tutte in superficie, una alla volta, ogni 365 giorni. E lei ascolta estasiata i loro racconti di quel mondo abitato dagli esseri umani. Sono anche piene di fascino, con voci bellissime, ma si divertono ad attirare i marinai con i loro canti, in modo che le seguano in mare finendo annegati. E questo sembra un chiaro riferimento ai poemi omerici, alla storia di Ulisse, che preferì farsi legare al palo della sua nave piuttosto che cadere nella trappola delle sirene. Ma torniamo alla nostra storia. Quando arriva il turno della sirenetta, lei nuota curiosa fino alla superficie e fa da spettatrice a una festa che si tiene su una nave. È il compleanno di un principe, di cui lei si innamora subito, a prima vista. Poco dopo, una violenta tempesta distrugge la nave e lei salva il principe, portandolo a riva, privo di sensi, vicino a un tempio. Aspetta che venga trovato e poi fugge via, prima che lui, svegliandosi, riesca a vedere bene il suo viso. Dopo questo episodio la sirenetta non fa altro che pensare al principe, agli umani e al loro mondo, e chiede alla nonna se un essere umano può vivere per sempre. Lei spiega alla nipote che gli umani hanno una vita molto più breve delle sirene, che possono vivere anche 300 anni, ma hanno un'anima eterna che vive in paradiso, al contrario delle sirene che quando muoiono diventano schiuma di mare e smettono di esistere. La giovane allora vuole sia il principe che un'anima, ed è a questo punto che fa visita alla strega del mare, che vive in una zona dell'oceano molto pericolosa e alla quale chiede di esaudire il suo desiderio. La strega le prepara una pozione, che avrebbe dato alla sirenetta le gambe in cambio della sua voce, che era in assoluto la più bella. Ma la avvisa. Diventando umana, non sarebbe più potuta tornare in mare e consumando la pozione avrebbe avvertito la sensazione di una spada che attraversa il corpo. Solo dopo essersi ripresa avrebbe avuto due bellissime gambe e sarebbe stata in grado di ballare meglio di chiunque altro. Tuttavia si sarebbe sentita costantemente come se stesse camminando su coltelli affilati e avrebbe avuto un'anima solo sposando il principe e ottenendo il suo amore entro un anno. Se lui invece avesse sposato un'altra, sarebbe morta di crepacuore il mattino dopo le nozze, diventando schiuma di mare. Lei accetta, sale in superficie e beve in fretta l'intruglio. Il liquido sembra una spada che le trafigge il corpo e sviene sulla riva, nuda. A trovarla, guarda caso, è proprio il principe, che rimane incantato dalla sua bellezza, pur essendo lei muta. Passano tanto tempo insieme e lei lo accompagna in molte delle sue uscite. A lui piace vederla ballare e lei balla per lui, nonostante soffra di un dolore lancinante a ogni passo. Purtroppo però non può parlare, e lui per questo non riesce a innamorarsi di lei. I genitori del principe combinano per lui un matrimonio con un'altra principessa. Ma lui rifiuta, dicendo che non la ama
e avrebbe sposato solo colei che lo aveva salvato. Gli viene poi detto che era stata proprio la principessa a salvarlo, che si trovava al tempio sulla spiaggia perché era stata mandata lì per essere educata. Lui allora le dichiara il suo amore e le nozze vengono annunciate. Si sarebbero svolte subito su una nave. I due si sposano e la sirenetta ovviamente si dispera, pensando anche al mattino seguente e alla morte che si avvicina. Ma durante la notte, prima dell'alba, emergono dall'acqua le sue 5 sorelle e le portano un pugnale che avevano ricevuto dalla strega del mare in cambio dei loro capelli. Se lei con quel pugnale uccide il suo amato prima dell'alba, lasciando che il suo sangue le coli sui piedi, diventerà di nuovo una sirena. Tutte le sue sofferenze finiranno e vivrà tutta la sua vita in fondo al mare con la famiglia. Ma non temete, lei ama troppo il principe e non riesce a ucciderlo. Così, quando sorge il sole, si butta in acqua insieme al pugnale e muore, diventando subito schiuma. Ma invece di smettere di esistere, percepisce addosso il sole caldo e capisce di essere diventata una figlia dell'aria, cioè uno spirito luminoso e invisibile. Viene poi accolta dalle altre figlie, che le dicono che è diventata come loro perché ha lottato con tutto il cuore per ottenere un'anima immortale. Si è rifiutata di uccidere il principe e ha trascorso tanto tempo nel dolore mentre continuava a fare cose buone per gli uomini. Quindi si è elevata al mondo degli spiriti, con la promessa di ottenere un'anima e volare in paradiso dopo 300 anni di buone azioni. Per creare questa storia, lo scrittore della Sirenetta ha preso spunto da Undine, un racconto romantico di uno scrittore tedesco pubblicato nel 1811. Racconta la storia di un'altra creatura marina, Undine, che sposa un cavaliere per ottenere un'anima. Ma Andersen non era d'accordo con questo finale. Non ho, come in Undine, permesso che l'acquisizione di un'anima immortale da parte della sirena dipendesse da una creatura aliena, dall'amore di un essere umano. Sono sicuro che è sbagliato. Dipenderebbe piuttosto dal caso, no? Non accetterò questo genere di cose in questo mondo. Ho permesso alla mia sirena di seguire un percorso più naturale, più divino. Beh, deduco che a lui non sarebbe piaciuta la variante Disney. Nel suo racconto, comunque, molti pensano ci siano degli elementi autobiografici. Ad esempio, il fatto che la sirenetta senza la voce non possa apertamente esprimere i propri sentimenti è stato paragonato all'isolamento in cui lo scrittore si sentiva intrappolato a causa della propria omosessualità. Sembra infatti che la fiaba fu pubblicata qualche mese dopo il matrimonio di un suo amico, al quale lui è con queste parole che si rivolgeva. «Ti desidero, come se tu fossi una splendida fanciulla della Calabria. I miei sentimenti nei tuoi confronti sono quelli di una donna. La femminilità della mia natura e della nostra amicizia, come i misteri, non deve essere interpretata». Si pensa che con questa fiaba lui volesse in qualche modo esprimere il dolore che questa vicenda gli aveva causato, e l'impotenza di fronte a qualcosa che non poteva cambiare. La variante del film che tutti conosciamo è differente, ma lo è di più nel finale. Sembra infatti che la produzione temesse che l'eventuale morte di Ariel sconcertasse i bambini, e così preferì cambiarla con un matrimonio. Il classico lieto fine in stile Disney, insomma. Che cosa ne pensate di questa storia? Preferite quella originale o la variante Disney? Fatemi sapere il vostro parere qui sotto nei commenti. E se il video vi è piaciuto e volete conoscere l'origine di altre fiabe, lasciatemi un like e io provvederò al più presto. Ciao!